Motorbox, siamo qui live dalla Ducati Premier. Qui alle mie spalle, anzi alla mia destra, c'è la nuova Panigale V4R. A lei spetterà il compito di rimpiazzare le storiche bicilindriche nel campionato Superbike, quindi per fare ciò diminuisce la cilindrata a 1000 cm cubi, per la precisione sono 998, ma aumenta la potenza, che in configurazione Euro 4 è di 221 cavalli, con il limitatore che entra a 16.500 giri. Con lo scarico opzionale a Krapovic la potenza sale fino a uno strabiliante dato di 234 cavalli. Come potete vedere rimangono le pinze Brembo Stilema, le sospensioni Onyx, questa qui è una sospensione pressurizzata come quelle che si usano in MotoGP, e la novità principale ovviamente sono queste qui, le alette in carbonio, che generano un carico sulla ruota anteriore di 30 kg. Proseguendo sul fianco vediamo che c'è nuovo anche questa apertura, queste prese d'aria che aiutano ad evacuare il calore, e diciamo che nell'insieme la carenatura è diventata più ampia e protettiva, appunto per offrire maggiore copertura al pilota quando c'è da mettersi in carena in rettilineo. E voi che cosa ne pensate della nuova Ducati Panigale V4R? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguirci su www.motorbox.com. al prossimo video, ciao!